Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, in studio con Luigi Balduini e Max Cocchi. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Tra poco verrà a trovarci in collegamento l'ottimo Renato Villalta, un simbolo della pallacanestro italiana e della Virtus. Lo ricordo così sommariamente, scudetti 79-80. Una finale di Coppa Campione persa a Strasburgo, per me non voglio neanche ripensarci. Lo scudetto della Stella dell'84. Un argento olimpico nel 1980. Un oro europeo nel 1983. E anche un bronzo a Stoccarda ancora agli europei del 1985. Uno dei cannonieri del basket italiano. Parleremo con lui tra poco. Diciamolo subito, Luigi, doveva essere con noi Pietro Aradori. Intanto ringraziamo Renato per la sua disponibilità all'ultimo minuto, perché il suo palmarès è di primissimo piano, e però allenamento, posso dire punitivo o sto esagerando? Ma non so, non programmato, va bene? Non programmato, diciamo non programmato. Cagnardi ha deciso di allenamento dalle, già voglio dire, Pietro sarà lì dalle 15:30, però in realtà l'allenamento inizia alle 17 con video, faranno notte. Addirittura oggi fanno notte, cioè, escono per andare a cena. È così grave, dai, no, però probabilmente si vuole richiamare un attimo alla concentrazione che hanno avuto per la Supercoppa e che sembrava un po' più. Che ti ha detto il buon Pietro? No, il buon Pietro non. Solo questo. Ma dai, non scherzare. Solo questo. E dopo una sconfitta del genere ti dirà c'è qualcosa che non è andato. Ma no, sinceramente Cagliardi ha battuto su sta cosa. Non ne ho parlato oggi. Sei misterioso. No, non ne ho parlato. Lui è contento di rientrare quanto prima, sembra che rientri prima di fine ottobre. Ok. E quindi di lui sicuramente ha molto bisogno la Fortitudo, anche perché Panni è rientrato, ma si è visto non è ancora in ritmo partita. Gabriel sembra essere un po' più floscio in queste prime due gare di campionato, tant'è vero che quasi Cousin fa la sua gran figura. Sì, poi comunque teniamo conto anche del valore degli avversari, perché già Milano non era una squadra scappata di casa. Assolutamente. Rimini c'era stata segnalata con tempi non sospetti da De Gherardini, che ci ha detto guardate che questa è una buona squadra. Sì. Sai, è stato forse meno carina la reazione di Antonini. Vuoi dirla? Vuoi dirla tu? No, che lui ha detto di Milano e di Virtus quella? No. Che non sono così, che hanno i loro punti deboli. Vediamo se è preparato Balduini. Parliamo della replica. Che Milano e Virtus sono forti, no, ma hanno i loro punti deboli. La replica di Antonini è un'altra. Prego. Ah no, io ti dico quello che ha detto Antonini. Poi ne dice tante, ma se vuoi ti racconto ma anche. Ma quella è quella essenziale. C'è un post di Valerio Antonini dove si complimenta con un suo ex giocatore e dice che ieri questo ex giocatore che attualmente gioca a Rimini, che è Marini, lo ha fatto, lo ha tra virgolette fatto godere tra virgolette sportivamente parlando. Non ti è piaciuta? Ma però io onestamente lui ne dice, io penso una al giorno, ben che vada, questa volta due, perché l'altra era quella che sì, noi siamo pronti, Virtus e Milano sono sì forti, ma hanno i loro talloni d'Achille e non li temiamo. Beh, non è mica detto una sciocchezza, sì, sì, eh? Sì. No, infatti, però non capisco questo astio nei confronti della Fortitudo. Trapani intanto ieri ha vinto. Sì. Per chi nega che Trapani potrebbe addirittura diventare la terza forza del campionato. Se cambia allenatore. No, se cambia allenatore. No. Perché con quell'allenatore non possono diventare la terza forza del campionato. Non entro mai nelle pieghe tecniche, perché Repesa è un grande nome e poi bisogna sempre vedere prendo io la responsabilità di quanto per detto. Lui Repesa ha sbagliato i secondi minuti finali contro la Virtus. Non solo quelli, cioè secondo me Repesa non è un allenatore in questo momento adatto, non è un allenatore di prima fascia.
Ma insomma non ce ne sono, dimmi quali forse sono. Forse lo è stato quelli di prima fascia. Momento. Quelli di prima fascia. Se per caso è diventato di seconda, ok? Non dimenticare che allenava poi a Pesaro, non è che stava a Real Madrid. Poniamo che Repes sia diventato allenatore di seconda fascia. Trapani è di seconda fascia. Esatto. E quindi, come squadra? Sì. Certo. No, come valore io la metto... La metti a livello di chi? A livello di Virtus e Milano? La metto forse un gradino sotto a Venezia e Brescia, poi basta. Quindi siamo di seconda fascia. Esatto. Non sai, la prima fascia è Virtus e Milano, la seconda fascia raccoglie il blocco delle altre squadre che giocheranno, esatto, quelle sei squadre zona playoff. Esatto. Tra queste c'è Trapani. Venezia, non Brescia, credo Trapani. Che Repesa sia un allenatore di un livello inferiore al livello della squadra Trapani. Io pensavo che come seconda fascia mettessi le squadre che lottavano per fare i playoff. Cioè Trapani non è una squadra che lotta per fare i playoff, Trapani è una squadra che i playoff li fa. Penso anch'io. Ecco. E non credo che Repesa sia fuori posto. Se poi tu mi dici che ha più quotato Scariolo di Repesa, prendo atto di questo, probabilmente le cifre sono anche molto diverse. Sicuramente. Però, vabbè, questo è un discorso a sé. No, ma anche poi perché chi sono gli... A parte in questo momento Banchi, Messina... L'allenatore di Trieste. L'allenatore di Trieste, che è un nuovo, no? Però molto bravo, sembra. Napoli è ben allenata. Sì, ma... Per me anche Repes è un, allora, è un ottimo allenatore. Due campionati diversi da 4 anni a questa parte, dove ci sono due squadre che quando si fa sul serio ti rifilano dei 3-0 o dei 3-1 nei playoff, e poi ci sono le altre. Se le altre saranno in grado di arrivare a livello di Milano e di Virtus, lo vedremo. Al momento, secondo me, ancora no. È ovvio che se Claiborne è quello di gara 1, se fai gli scongiuri qualcuno si fa del male, allora, queste sono variabili che non puoi. Però in questi 4 anni abbiamo visto una forbice ampia. Sai cos'è che mi fa paura della Virtus? Dopo ne parleremo anche con Renato Villalta. È che sembrano alcuni elementi, sembrano già stanchi che non hanno iniziato. Questo l'ha detto Banchi e ne parleremo tra poco. Assolutamente sì, perché è una frase che mi fa venire molti dubbi anche a livello comunicativo. Nel senso che tu stai giustamente dicendo, magari la verità. Ah, ho capito, la preparazione l'hai fatta tu, e perché la gente è sfiatata? Fondamentalmente li avevi tutti. Al di là di quello che ha detto Banchi, tu li vedi e capisci che il rendimento è il... In Eurolega, in campionato, hai battuto Pistoia agevolmente. Ma non... E hai vinto a Trapani. E hai vinto a Trapani, bravo. Certo, ma guarda a quanto hanno reso e quanto hanno inciso gli Hackett e Bellinelli. Ma ragazzi, qui il problema è che non è che sono sfiatati, la domanda è se sono ancora in grado di essere competitivi a certi livelli, perché quando hai 37 anni, li fa a dicembre Hackett, la domanda è molto più seria, con tutto il rispetto per un campione per quanto mi riguarda, uno dei migliori playmaker italiani della storia. Sì, però sono passati, Jack, sono passati non 37 anni, sono passati 7 mesi da un Hackett meraviglioso e da un Bellinelli meraviglioso. No, no. Sono passati 7 mesi da un Hackett in fase calante. In fase calante. Fatto bene i primi 3. Ma perché aveva fatto i primi 3 mesi? Fai che ne sono passati. Faceva va tutto bene, lui. Va bene, esatto. No, ma il playoff dell'anno scorso è stato imbarazzante. Io non posso pensare. Ha retto più Bellinelli che, di Hackett. Che quei 9 mesi abbiano veramente dato un colpo di grazia così. Secondo me hai ragione tu quando parli di preparazione atletica, preparazione fisica, perché. Cioè veramente... Non è il mio mestiere, mi fa un po' sorridere che l'allenatore palesi questi dubbi quando lui ha fatto la preparazione. Ho il sospetto che la Virtus abbia al momento 3 cambi, cioè non abbia un solo primo play. Esattamente. No. Se tu hai Teodosic e hai questi 3 dietro, io ti dico certo. Pipa in bocca. Ma se tu hai Morgan, Paiola e Hackett, in questo momento tu dici che 3 palline da tennis non fanno una palla da basket. E la mia idea è che Hackett non è che non sia più un giocatore. Non solo non sia più il giocatore dei primi 3 mesi della stagione passata, e questo è capitato a tanti, non sia più nemmeno il giocatore della seconda parte di stagione, ma sia quello dei playoff, cioè oggettivamente modesto. E poi onestamente il pensare di impostare una squadra, che poi magari era l'unica impostazione possibile con quello che, col materiale umano che aveva, però impostare una squadra che per lo più composta da ultra trentenni, ultra over 35, impostarla sulla corsa. Un concorso. Perché la Virtus era corso con Pistoia, ha corso tanto.
cioè, impostarla su quello, cioè, non mi sembra, cioè, proprio ritagliato su misura per le caratteristiche dei giocatori che hai. Allora, avendo Zizic sotto e avendo dei giocatori datati, viene da pensare che ci vuole un basket più statico. Però è stato bravo Zizic però ieri. È stato, non è andato male Zizic, 10 rimbalzi. Giocavi contro Pistoia, Luigi. In Italia Zizic è stato un pivot da 10 punti e 7 rimbalzi, cioè non c'è quel problema lì. Stiamo parlando dell'ottica dell'Eurolega, a me non interessa quello che tu fai in campionato. Io ti devo battezzare per l'Eurolega. Se Milano non fa i playoff di Eurolega e poi vince in Italia, a me mi hai raccontato pochino, l'obiettivo oggi è l'Eurolega. Tu quando hai visto, vedi la Virtus, guardi i risultati delle partite anche solo ufficiali, cioè la Virtus è stata perfettamente lineare, coerente. No, ma ci siamo, dico solo una cosa. Ha perso con chi doveva perdere. Io non mi permetto di criticare, capisco la tua analisi, in parte la condivido, però Banchi, che è un grande allenatore, un professionista, credo che sappia benissimo come impostare una squadra. No, ma è quello che dico io, cioè probabilmente con quello che ha in mano, cioè probabilmente era l'unico tipo di gioco possibile che potevi impostare. Io credo che con Morgan tu debba correre tanto, con Cordinier tu debba correre tanto, non devi correre tanto con Zizic e con Hackett e forse anche con Bellinelli in questa fase, probabilmente devi correre con Tucker. Io penso che Banchi troverà la quadra, però è chiaro che la prima uscita ha manifestato tanti dubbi. Vado avanti con i messaggi un attimo solo. Allora, Marco, tutte le squadre come 5 hanno un peso massimo, la Virtus un polentone come Zizic non mette paura a nessuno, non fa la differenza quando si aspetta a sostituirlo. Ti dico subito che dei pivot poi così più forti di Zizic ce ne sono, ma non sono tantissimi, fa fatica l'NBA a averli. Secondo punto, a 1,2 milioni a stagione, per questa e per la prossima, non lo sostituisci. Pure paghi la differenza. Sì. Tu ne prendi un altro da 1,000,000 più bravo, non c'è nessun problema, ma tu a Zizic vedrai che ne devi dare almeno 600,000 perché poi lo vendi a un'altra 600 probabilmente, ma 600 glieli devi dare tu, questo è il punto. Ancora, Jack, dimmi chi è il tuo parrucchiere che lo evito. No. Allora, tanto il mio parrucchiere è bravissimo, c'è anche lo spot, il mio amico Massimo Riccardi che mi fa anche trattamenti all'ossigeno. Poi, infatti devo andarci domani, mi sono pettinato da solo, anche perché è un'emozione da provare, perché insomma alla fine tra il finasteride per i capelli e i trattamenti all'ossigeno, guarda qua, ricorda un po' John Travolta quando entra all'Odissea 2001 nella febbre del sabato sera. Junior Serving quando ha cominciato nei Virginia Squires nel 75 in NBA, avevo quel bulbo lì. No, comunque lui è bravissimo invece, cioè se avete i capelli sappiate che lui fa un grande lavoro. Hai lui me li ha salvati, che è vero? Sì, questo sì, hai più capelli adesso di 3 anni fa, sicuro. Trattamenti all'ossigeno. C'è da dire che puoi respirare anche meglio. Sono un po' statici, sembrano i capelli di Zanetti dell'Inter. È chiaro che non mi devo muovere. dagli tempo. Il capello c'è, però mi muovo così. Dai tempo, che vuol dire la terapia lavori. Tra poco arriveremo che poi lui si muove di pari passo i capelli. Molto bene. Come direi che a questo punto abbiamo parlato di capelli con Luigi, un tema che non affronto perché non voglio rivelare i suoi segreti. Dai, Cocchi, ci colleghiamo. Cocchi sta bene, brizzolato. Andiamo in pubblicità. Tu hai sempre i capelli da anni, Sì. Va bene. C'è chi ucciderebbe per adesso sapere il segreto di Balduini. Adesso io metto spot pubblicitario. Ci sarà anche lo spot del mio amico Massimo Riccardi, guardatelo. E sappiate che il trattamento all'ossigeno è una bomba, e se avete il modo di andarci, se andrò domani, vi dà anche una pettinata, che andate via, che Balduini in confronto è scomposto. A tra poco. Eventi, serate musicali e feste.
Big Street 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music, la miglior location, i party più esclusivi. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Nuovo studio con Sport Club, salutiamo subito il nostro ospite di oggi che è Renato Villalta. Ciao Renato. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ciao Renato. Piacere ritrovarti. Allora, cosa mi dici di questa Virtus? Partiamo da lì. Eroi in campionato, sofferenti in Eurolega. Capita spesso oggettivamente. Sono due campionati completamente diversi. Il campionato italiano, il che se ne dica, e l'Eurolega. Sono due campionati, due serie forse, anche di più rispetto al normale. Quindi Eurolega è un campionato assolutamente d'élite, molto forte. Quest'anno in particolare ci sono squadre e giocatori che prestanti atleticamente, tecnicamente, cosa che nel campionato italiano non c'è, insomma. Cosa che non ti piace della Virtus? Questo dal mio punto di vista. Cos'è che non ti piace della Virtus? C'è qualcosa non che veramente capito, non scusa. Ti convince? Pronto? Sì, c'è qualcosa che non ti convince della Virtus? Ma non mi convince, è all'inizio diciamo della stagione, mi sembra però che dalla prima partita che ho visto in Eurolega si soffra in qualche maniera sotto canestro e dal mio punto di vista anche dietro. Nel play, e quindi però è la prima partita e quindi bisognerà vedere nel proseguo. Sicuramente le altre squadre, almeno l'Efes che ha dimostrato che è una delle diciamo 6-8 squadre più forti dell'Eurolega, è una squadra molto molto completa in tutti i ruoli, cosa forse che la Virtus, spero di essere smentito, non lo è ancora. Ok, perché Gherardini da noi ha detto che alla Virtus mancava dei centimetri. Baraldi in conferenza stampa si è mostrato un po' offeso, però evidentemente non è il mio. Dicevo che Gherardini la settimana scorsa ha detto in trasmissione che alla Virtus mancavano dei centimetri, un po' come hai detto tu. Scusami, ma non capisco bene, non ho capito. Allora, adesso andiamo avanti con le domande, magari c'è un problema al mio microfono, poi ci pensa la regia. Vai pure Luigi. Beh, se mi senti bene te la faccio adesso, io. Adesso ti sento benissimo. Okay, allora, Luigi, vai pure. Quello che ti stava chiedendo Jack, che la settimana scorsa Gherardini, collegato con noi, diceva che appunto secondo lui alla Virtus mancavano dei centimetri. Baraldi, un po' offeso, ha replicato dicendo che in fondo non gli manca niente a questa Virtus, da lontano quando fanno dei commenti, insomma è stato un po' polemico, no? Tu cosa ne pensi di questo?
confermo quello che ha detto Gherardini, è una squadra un po' debole sotto canestro, soprattutto perché non c'è ancora Kakov che deve rientrare, però Kakov non è che rientri e poi spacchi il mondo, perché è un anno che è fermo, quindi di conseguenza sicuramente qualche problemino c'è dal mio punto di vista, però se poi se la gente si impermalosisce e fa la doppia fatica, cioè nel senso che la realtà dei fatti, insomma, le proprie considerazioni credo che vadano rispettate. Io mi auguro di sbagliarmi, assolutamente. Allora, però, ripeto, vedendo anche le altre partite che sono state fatte, precampionato e quant'altro, mi sembra un pochino questo aspetto qui. Manca, diciamo, qualche centimetro sotto canestro, però dal mio punto di vista nel proseguo del campionato, soprattutto a livello europeo, non vorrei che avessero dei problemi anche dietro per me. Sì, ne parlavamo prima, ci torno tra un attimo magari con Max che può approfondire il tema. Io vi do una notiziola, poi sono pronto a essere smentito. A me è arrivata questa voce, che Checo non verrà atteso. Luigi, ripeti. Sì, sì, a me è arrivata questa voce, che Checo non verrà atteso. È una voce, ma qualcuno mi parla anche di una lettera, diciamo, per interrompere il rapporto. Io... posso fare tutte le verifiche del caso, lo vedremo, ma non so se questa società è mentalizzata ad aspettare il giocatore e se per caso abbia fatto qualche passo per non aspettarlo. È una voce, magari sbagliatissima, la società può dire la sua, però non sono così sicuro che Checo rientrerà in maglia Virtus. Beh, dovranno tornare sul mercato se non confermano... Se si allontanano da Checo, sicuramente dovranno tornare sul mercato per un lungo, giusto Renato? Ah, io sai, non sono dentro la società, però suppongo che se Checo non recupera o eccetera, sicuramente dovranno fare qualcosa, o rimarranno così, cioè bisogna vedere poi che se hanno delle come si chiama, vogliono spendere e vogliono tirar fuori gli extra budget e quant'altro. Io questo qui non lo so, sinceramente. Max, a te. No. Ti chiedo, secondo te, così come chiaro che una partita di Eurolega è poco per poter dare dei giudizi definitivi, però diciamo, guardando il roster, guardando queste prime partite, questa squadra, secondo te, è una squadra che può entrare almeno nelle 10, oppure entrare nelle 10 sarebbe già un miracolo? Ah, sai, è difficile dire. La squadra, se sta bene, dal mio punto di vista, ha delle buone possibilità per arrivare nelle prime 10-12. Perché ha tolte le prime 4-6, dal mio punto di vista le altre, c'è una serie di squadre che si equivalgono. Bisogna vedere, perché nello sport oltre a vincere, cioè, ci vuole anche fortuna, perché se dopo la fortuna non ti va dritta, faccio un esempio, il grande risultato che ha fatto Bayern Monaco battendo Real Madrid la settimana scorsa, questo è un problema, nel senso che è una squadra che diciamo sotto di noi o insieme a noi. E quindi questo dà la possibilità, bisogna vedere come prosegue il campionato. Per me sarà molto importante mercoledì o giovedì, quando giochiamo in Francia, portare a casa la partita, quello lì, perché se no, se si lasciano dei punti in giro, sicuramente arrivare 10-12 decimi, insomma, dopo si fa dura, insomma. L'anno scorso noi siamo partiti in maniera eccelsa, benissimo, bella. Mi auguro che ripetiamo, a parte il passo falso in casa, però con l'Efes ci sta una sconfitta. L'Efes è una squadra molto forte, molto completa, e quindi di questo aspetto. E poi ribadisco, bisogna aver fortuna. Per fortuna che non si faccia male, sì, nessuno, sì. Che Kako ci rientri il prima possibile, e poi tutte le altre sono chiacchiere, insomma. Noi prima stavamo notando anche, e stavamo parlando con Max e Jack, che non è solo sotto canestro, ma vediamo anche il reparto guardie play un po' stanco, un po'
Banchi l'ha definito in ritardo, la domanda, forse. Mantenendo il giro, la domanda che poi non è semplice. So, però io vedo noi lì abbiamo, cioè nella Virtus, a tre in quel ruolo lì hanno tre giocatori, se non sbaglio, Morgan, Paiola, sì, ma e dei tre chi può fare dico il bene, titolare? Mi se sbaglio. Scusami, perché Renato. Dico bene? Sì, Renato, la mia domanda è molto semplice. Hackett è ancora competitivo perché tu sei stato un campione, giocavi col babbo di Daniel oggi va per i 37 e tutti, è normale, invecchiamo, poi figurati nello sport. Cercando di fare una comparazione, Hackett ha iniziato un declino o può essere un semplice calo di forma? Ma è quello, io la stavo prendendo un po' più larga, ti dicevo che abbiamo questi tre giocatori in quel ruolo lì e dicevo, dal mio punto di vista Morgan mi sembra abbastanza molle e Hackett mi sembra ormai, voglio dire, in una fase di tramonto, non so se riuscirà a reggere 80-90 partite che si profilano da qui alla fine del campionato nei vari obiettivi che ci sono, a Coppa Italia, campionato e Eurolega, ecco questo qua, quindi però Banchi avrà fatto i suoi ragionamenti e quindi di conseguenza ha detto andiamo avanti così. Vediamo se li ha indovinati o li ha sbagliati. Prego Max. No, ti chiedo Renato, secondo te la Virtus, le cose più belle che abbiamo visto da questa Virtus l'abbiamo viste quando è riuscita a correre, quando è riuscita a recuperare palle in difesa, a partire in contropiede, giocare di corsa. Ma questo tipo di gioco è piuttosto dispendioso. Secondo te una squadra composta da tanti veterani come la Virtus, quando arriveremo alla 75esima, 80esima partita della stagione, ossia a fine stagione, cioè sarà ancora in grado con questi giocatori di poter fare questo gioco? Ah, Dio solo lo sa. Credo sicuramente in un gioco dispendioso e di corsa, di correre il più possibile, sicuramente i giocatori possono, anzi arriveranno sicuramente un po' spompati alla fine, però ribadisco, lo staff tecnico avrà messo in preventivo questo, che durante la stagione farà riposare dei giocatori e poi avranno fatto delle priorità dal mio punto di vista. Prima priorità, i primi 10 in Eurolega. Il campionato tanto si gioca nei playoff e alla fine Coppa Italia giocano gli altri e riposano gli anziani o i veterani, chiedo scusa. E questo io ripeto faccio col senno di poi, da di fuori, avendoli visti poi poche volte in televisione. Tutto qua, però sicuramente il gioco di corsa insomma comporta con dispendio di energie, assolutamente. La domanda che ti ho posto su Hackett te la pongo anche su Clyburn, che per la cronaca è del 1990 e non dell'87, tre anni incidono, ricordiamo infatti l'Hackett di tre anni fa. Certo. La sensazione è che Clyburn sia ancora un giocatore competitivo? Ma se sta bene sì, a me è un giocatore che fa impazzire, cioè almeno negli anni passati, ancora ai tempi che giocava a Mosca eccetera, che poi cioè giocatore veramente molto bravo. Non ho capito perché venerdì un lungo periodo non ha giocato, non so, ha dei problemi? Non lo so. Se sta bene però è un gran bel giocatore. Eh sì, poi strana anche quella situazione, ne parliamo magari più tardi, Morgan che è stato a sedere per un tempo, è entrato dopo. Particolare, Luigi. Guarda, io torno un attimo su Kakok perché c'è stata una dichiarazione la settimana scorsa proprio di Baraldi, leggo il virgolettato. Avevamo avuto la rassicurazione dal nostro staff medico che il giocatore sarebbe stato pronto per l'inizio della stagione. Purtroppo invece i tempi si stanno allungando, ma al momento non ci sono alternative ad aspettare il suo ritorno. E qua inizia un passo in cui si lava un po' le mani Baraldi. Se poi i due azionisti decideranno che si potrà procedere sul mercato per una sostituzione, è nell'interesse dell'amministratore delegato far sì che tutto funzioni al meglio, ma al momento questa prospettiva non c'è.
La mia curiosità è se Baraldi, per ipotesi, ha già fatto qualche mossa che sì, spinge i dirigenti. Io, al di là di Baraldi, Banchi, la vedo. Mi sembra che al giorno d'oggi ci sia nello sport moderno uno scaricabarile per cercarsi poi degli alibi, non lo so, cioè, capito? Quindi cioè, non dimentichiamo sì, poi esatto. Che Kako, cioè, dal mio punto di vista, sì, è un buon giocatore, però quando stava bene cosa ha dimostrato? Non è che sia il messia, che questo mi risolve tutti i problemi che servono. Me lo auguro di sì, però diciamo che questo aspetto sicuramente nello sport moderno, quello di crearsi degli alibi o del scarica così responsabilità è all'ordine del giorno. Ma difatti qui Baraldi in questo virgolettato praticamente dice: lo staff medico mi aveva detto che andava bene, poi non va bene, i soci non vogliono intervenire sul mercato, io cosa devo fare? Ma Renato, ti sorprenderebbe, dico così, una lettera di licenziamento, una chiusura di rapporto con Checco da parte di Baraldi? Non lo so, è un qualcosa che mi viene nella testa, magari ma sbaglio sai, io mi aspetto di tutto al giorno d'oggi, ma non solamente nella Virtus, neanche nelle altre anche nelle altre società, può succedere di tutti. Parliamo del professionismo ad altissimo livello, quindi può succedere che faccio delle decisioni e che prendano, cioè poi da tifoso eccetera non le posso condividere o potrei non condividerle, però io insomma come posso dire, dalla sera al mattino hanno cancellato la femminile perché non so, gli conveniva, evidentemente sì, però questo è successo, quindi non mi stupirei se rompessero il contratto con Kako o con qualsiasi altri giocatori, ma non solamente in Virtus, anche dalle altre parti. Ci sono dei contratti che parlano chiaro e quindi credo che il giocatore da sua parte, assieme alla gente o agli agenti, cerca di tirare il massimo voglio dire beneficio, e le società salvaguardano diciamo la società, perché girano molti soldi, quindi devono salvare anche il capitale e quant'altro. Ma quindi ci sta, ci potrebbe stare. Però scusa Renato, e questo te lo chiedo perché sei stato presidente della Virtus, quindi certi aspetti li conosci. Cioè, qualora anche Kekok arrivasse la lettera di licenziamento, che poi sarebbe il taglio, quello che veniva chiamato una volta sì, taglio. Esatto. Esattamente. Cioè, il giocatore comunque la società lo deve continuare a pagare. O sbaglio? Certo. A parte che sono passati ormai anni luce quando io ero presidente sì, e quant'altro, quindi i tempi penso sono sia cambiati. Ancora però col se e il ma, sai, non è che si può. Bisogna vedere i contratti cosa parlano, cioè, capito? Cioè, quindi salvo accordi con la sua agenzia di una buona uscita o un accordo bonario, se non ci sono accordi, il giocatore viene licenziato, viene tagliato, chiamiamola come vogliamo, ma deve essere pagato. Quindi chi arriva comunque al suo posto, la Virtus parte da un, cosa prende, 400-500 mila euro? 500 mila. Parliamo almeno 500 comunque. Sì, ma però parliamo, ripeto, non conoscendo il contratto, cioè, e quindi nel contratto non c'è scritto. È un biennale non tagliabile, Renato. Com'è? È un biennale non tagliabile. E allora lo pagheranno, si metteranno d'accordo, cioè, capito? Io credo che i manager a questi livelli qui non fanno delle scelte per tirarsi la zappa sui piedi, assolutamente, cioè, quindi se fanno queste scelte o queste decisioni le fanno a ragion veduta, pagando più, non lo so, o rimettendoci dei soldi, oppure trovando una transazione, insomma ci sono mille strade, cioè, capito? Rimane, cioè, il fatto, come dicevo prima, dal di fuori così
senza parole il fatto che dalla mattina alla sera cancellino una società femminile e basta, non si fa più il campionato. Questo a me dà fastidio, soprattutto perché mi viene da pensare alle famiglie, alle ragazze o ai tifosi, le tifose, tutto quant'altro. Insomma, una società sportiva ha, credo, anche dei risvolti che non sono solamente dettati dall'aspetto prettamente economico. Ecco. Prego Max, vuole chiedere? Sì, velocissimo Renato, una cosa. Tu, quando eri presidente della Virtus, dal punto di vista assicurativo, in caso di infortuni, avevate i giocatori coperti oppure non avevate nessuna forma di tutela assicurativa nel caso appunto un giocatore si infortunasse ma doveva stare fermo per più di qualche mese? Ascolta, ai miei tempi non avevamo neanche i soldi per pagare la pizza, cioè, okay, capito? Quindi dovevamo far quadrare i conti nella maniera pochi ma buoni, e voglio dirti, e quello che veniva promesso veniva cercavamo di farlo mantenere, cioè, quindi l'assicurazione di per sé non ce l'avevamo, che io ricordi, assolutamente. Quindi per esempio quando si fece male alla Rei non c'era nessuna copertura assicurativa, ha continuato a pagare la Virtus per tutto il periodo dell'infortunio. Io però non ero più presidente, allora non so se hanno fatto poi, se fecero il contratto, cioè una copertura assicurativa. Perfetto, poi fioccano un po' di messaggi. Non c'erano, che ricordi. Mi manda un messaggio. Un grande tifoso dice: ai suoi tempi tagliò Poeta anche se aveva un contratto di 3 anni, lo dovette pagare. È vera questa cosa? Non ho capito, scusa. Mi diceva un tifoso, che un messaggio è arrivato ora, che ai tuoi tempi tagliasti Poeta pur in possesso di un contratto e lo dovesti pagare. Ci puoi ripercorrere quella vicenda con Peppe? Certo, noi, mi ricordo, Poeta, c'era anche il centro Gigli, che avevano dei contratti e sono stati pagati fino all'ultimo, per quello che mi risulta. Okay, perché i contratti prevedevano queste condizioni. Ok, va bene, prendo atto del racconto. Arrivano intanto altri messaggi, però ti volevo chiedere un flash sulla Fortitudo, al volo. Che impressione hai di questa società, di questa squadra, anche se è riduce da 2 sconfitte? Ma come proprietà, mi sembra una proprietà molto seria. Io ne conosco diversi componenti, soci, in particolar modo Tedeschi. Tedeschi è una persona assolutamente molto molto corretta, responsabile e capace. Però sempre e non sempre i buoni propositi a tavolino non vanno, voglio dire, esauditi poi in campo. L'anno scorso è stato un campionato, dal mio punto di vista, Fortitudo ottimo, ottimo. Quest'anno sono partiti col piede sbagliato. Tieni presente che hanno fuori un giocatore da molto tempo perché è stato operato, che per loro, soprattutto in fase offensiva, è fondamentale, o era fondamentale l'anno scorso. Quindi, però il campionato è lungo, 2 sconfitte, quella di Milano se non erro e quella di Rimini ci possono anche stare, ecco tutto qua. Però il cammino è un po' in salita e mi dispiace per soprattutto per Tedeschi e le persone che conosco all'interno della società della Fortitudo. Ma vedrai che si riprenderà, perché io continuo a pensare che questa sia una bella squadra. Allora, un messaggio dice: fossi la Virtus cercherei di prendere Faye di Reggio Emilia, italiano tra l'altro, è un 2005, lo prenderei subito, come secondo me è stata una bella pescata Momo Diouf per la Virtus. Uh-huh. Si sta facendo apprezzare. Assolutamente sì, mi sono dimenticato. Diouf è un giocatore che le 2-3 partite ha fatto veramente delle cose eccelse. Speriamo che abbia la possibilità di giocare, di sbagliare e di crescere, perché è un elemento assolutamente molto molto interessante. E poi dicono un saluto a Villalta: non sono virtussino, ma mi sembra che lui non sia molto contento di questa società, è così? Non ho capito. Questo tifoso dice che la sua sensazione è che tu non sia molto contento della società Virtus. Ma ho i miei, la penso, voglio dire, sì, evidentemente non sbaglia del tutto. Fantastico, sei stato chiaro. A te Luigi.
Noi con Gherardini abbiamo fatto la classica domanda d'inizio campionato, la rifacciamo a te. Pensi che in un campionato come questo, nonostante non siano ancora in piena forma Milano e Bologna, pensi che alla fine ritorni quella famosa finale Bologna-Milano? Sono convinto di sì, sono le due squadre sulla carta più forti e di conseguenza sono convinto così. Vedo che Milano ha già avuto due infortuni, cioè Bolmaro, se non sbaglio, è Lungo, e quindi però nell'arco del campionato sicuramente bisogna mettere in preventivo anche gli infortuni, però alla fine per me sono le due squadre sulla carta più forti. Subito sotto, perché stavamo parlando prima dell'inizio del programma, e il livello subito sotto Milano-Bologna, mettimi tre squadre. E Bertone, metto Venezia e Trapani, però Trapani ha un'ottima squadra, però forse pecca un po' di inesperienza ancora a giocare ad alto livello, però la squadra è molto buona, sono le tre squadre forse che al mio modesto parere metto lì. Non dimentichiamo poi Trento, però Trento la metto un pelino più sotto. Allora, in chiusura, chi vince lo scudetto? Scusa, dimenticavo anche Brescia. Ottimo. Chi vince lo scudetto, Renato? Fammi indovino e fammi cosa, hai capito? Sai, spero Milano, perché sbaglio sempre le cose, voglio dire, le cose. Quindi fai la bufata. No, o Brescia o Trapani, dai, speriamo che vinca Trapani, così vuol dire che tiro le gufate. Ma dimmi solo, come ti sembra il presidente di Trapani? Non ho capito. Come ti sembra il presidente di Trapani, Antonini? Ma un vulcanico. Però, sì, però non me ne vogliano nessuno, mi è simpatico, non lo conosco, però mi piacerebbe conoscerlo un giorno. Però perché vulcanico no? Lo è, capito? Quindi. Potrebbe essere un'occasione. Ma poi chi ci mette i soldi nello sport vanno tutti rispettati, nel senso che con lo sport almeno fino adesso, in particolare nel basket, non ci guadagna nessuno, cioè i magnati devono metterci dei soldi e rimetterceli. Quindi chapeau. No, io ne vorrei 100 di Antonini, lo dico sempre, perché chi mette i soldi fa bene. In 3 secondi la domanda, veloce. Gherardi può prendere in mano da solo la Virtus, secondo te? Gherardi no, Gherardi o Gherardini, scusa? No, Gherardi, Carlo Gherardi. Che non lo so, io non so mica i suoi conti in tasca o le sue capacità. Io credo che sì, va ringraziato innanzitutto perché dà un aiuto tangibile. Che riesca a farlo o no, non lo so sinceramente. Secondo te Gherardi, se avesse il 51%, terrebbe Baraldi o prenderebbe Gherardini? Non ho capito. Se avesse il 51%, Gherardi, secondo te, terrebbe Baraldi o prenderebbe Gherardini? Non lo so. Se fossi io saprei cosa fare. Cosa però faresti? Non sono Gherardi. Ok, allora dimmi cosa fa Villalta, che poi magari Gherardi ascolta un grande campione. Vai, tu cosa faresti? Non ho capito, mi vuoi mettere in difficoltà? Mi pagano per questo? No, non ho difficoltà. Di Gherardini parliamo, voglio dire, dal mio punto di vista, tra i migliori, se non il miglior dirigente che ci sia attualmente in circolazione. Come mi dice, preferisci Banchi o Obradovic? Dico tutta la vita Obradovic. Ok, perfetto. Ti dico quello del Partizan, intendevo. Sì, sì, comunque direi che hai risposto in maniera assolutamente esaustiva. Il pedigree di Gherardini è superiore sportivamente e materialmente a quello di Baraldi per quanto riguarda il basket, e tu legittimamente punteresti su Gherardini, cosa assolutamente umana, e non prendiamo ulteriori posizioni, ma ne abbiamo prese delle forti, perché Renato perché non è uomo banale. Scusa, anche perché mi è simpatico, quindi. Baraldi ti è simpatico? Come? Baraldi ti è simpatico? Gherardini sì. Ok, noi ci ritroviamo più tardi, grazie Renato, qualche consiglio della regia e poi torniamo con Sport Club. Grazie Renato, a presto!
Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. ETG, il telegiornale di riferimento della città. L'informazione in primo piano con 6 edizioni al giorno, sempre in diretta, sui fatti che contano. L'informazione di ETV, sempre con te, ovunque tu sia, anche on demand dalla tua Smart TV. Quattro minuti alla fine, quattro minuti di chiacchiere, abbiamo parlato tanto di Virtus, un po' meno di Fortitudo, è normale che sia così. Cosa non ti convince della Fortitudo? Gabriel è bravissimo a giocare a pallacanestro, però gli piace stare molto lontano, in difesa non punge, cioè il talento c'è tutto, ma è l'uomo giusto alla fine rispetto a Ogden? Per me sì, per me rimane un giocatore con più esperienza, rimane un giocatore che sarà fondamentale secondo me quando... ci vuole l'esperienza che lui ha, il rientro, come diceva il caro Villalta, il rientro di Aradori aiuterà molto il reparto esterni, il rientro di Panni un po' meno, però anche Panni non ha il ritmo partita ancora, però questa squadra ha giocato fino ad oggi con due esterni in meno, quindi è stato un miracolo quello che ha fatto in Supercoppa, eh? Sì, io non vedo nulla di particolarmente grave in quello che è successo, sono due sconfitte, ma siamo all'inizio della stagione e forse ti dico onestamente, due sconfitte tengono anche l'ambiente più sotto traccia e non si parte magari come l'anno scorso con una serie di vittorie sparate che magari portano delle aspettative, portano della carica, anche della pressione alla squadra, che sono anche più forti. Secondo me partire così sotto traccia non è neanche malissimo, perché tanto la squadra è buona, l'allenatore sa quello che deve fare, i giocatori pure, la società ha bene in mente quelli che sono i suoi obiettivi e quindi sanno tutti quello che devono fare, sono centrati sull'obiettivo, quindi secondo me non sono
sono due sconfitte che cambiano la prospettiva della stagione. E poi a me piace molto l'idea che ci sia una bellissima realtà come Rimini, poi io seguo da sempre con attenzione Forlì, ma l'idea che c'è stato un momento in cui era una sorta di campionato regionale, no? Però Rimini è squadra di pianta, di bellissima pallacanestro, mio amico Piero Pasini, grande coach degli anni Ottanta, si è sognato ai tempi dell'Embi con Jeff Lamp, insomma sono vissuti dei momenti veramente molto belli. Io credo che è vero che dispiace perdere, no? Ma dall'altro lato è anche vero, Luigi, che avere un campionato equilibrato, vivo, con tante realtà, sia impagabile. Bellissimo, sicuramente il problema, non dimentichiamo che la pressione che ha la Fortitudo, come dici tu, forse perdere le prime due partite ti allenta un po' la pressione, perché quando dopo tu aver dici, vinto la Supercoppa, vogliamo fare meglio dell'anno scorso, vinci la Supercoppa, meglio dell'anno scorso, c'è la promozione. Tutto sommato non fa neanche male ai giocatori, perché comunque mi fa capire che non è che le vittorie gli arrivano per graffa ricevuta, cioè non è come dopo la Supercoppa sembrava che tutto il cammino fosse in discesa. Queste due sconfitte possono non fare male, perché possono fare capire anche alla squadra che comunque te la devi guadagnare tutte le domeniche. Perfetto, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, lasciamo queste belle immagini di buon basket, un basket italiano sotto mille profili. So che parlo che sembro Salvini con Vannacci di fianco, ma è per dire che ci sono solo due giocatori patriota stranieri e tanti italiani, non mi permetto mai di fare politica in trasmissione. Detto questo, grazie a Max Cocchi, a Luigi Balduini, a tutti i tecnici in regia, al nostro ospite Renato Villalta e a tutti voi che ci avete seguito. Alla prossima.